Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash, questo Pokémon fan game che ripercorre le avventure di Ash del cartone animato dalla prima stagione, quindi da Kanto, fino alla stagione 7, che dovrebbe essere fino alla settima generazione, diciamo che è quella di Alola. Ok, abbiamo appena finito le Orange Island, quindi abbiamo finito Kanto, abbiamo battuto la Lega, abbiamo poi battuto anche tutte le varie Orange Islands e abbiamo battuto la Lega, abbiamo combattuto contro Drake, ve lo ricordate? Ed ora siamo in questi episodi extra in cui andiamo a catturare i leggendari che ci sono sfuggiti. Nello scorso episodio abbiamo catturato niente poco di meno che Ho-Ho, quindi vi consiglio di andarlo a vedere se non l'avete ancora fatto. E in questo andremo a catturare uno dei tre uccelli leggendari. Detto ciò, vi invito subito a lasciare un bel mi piace al video se state gradendo la serie, a commentare, facendomi sapere cosa ne pensate di questi leggendari, e in particolare del leggendario che cattureremo oggi, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Detto ciò, andiamo subito a parlare al marinaio. Vi avevo già fatto vedere come raggiungere gli tre uccelli leggendari, ma ecco un breve riassunto per chi se l'era perso. Basta arrivare qui a Pumelo Island, dove c'è la lega delle Orange Island, e parlare di nuovo al marinaio. Lui ci porterà sull'isola precedente, Kumquat, sulla prima isola, Valencia, da cui poi c'è un teletrasporto per tornare a Kanto, oppure sulle Elements Islands, che è proprio lì dove dobbiamo andare. E la prima che ci compare come isola elementare è proprio quella di Articuno. Eccolo qui. Bello, vero? Forte questo Articuno. E devo dirvi che è il mio uccello leggendario preferito tra i tre. Troppo elegante, non gli si può dire niente. Allora, la mia strategia è paralizzarlo con Nuzzle di Pikachu e poi iniziare a tempestarlo di Ultra Ball. Fatemi sapere voi nei commenti qual è il vostro uccello leggendario preferito. Eccolo lì, Articuno. A livello 50. E ok, ha pressione. E per di più ha Trespolo. Ok, quindi può curarsi. Noi nel frattempo lo paralizziamo. Eccolo lì che arriva Trespolo. Tutti e tre hanno Trespolo. Ok? Quindi è un po' un casino. Proviamo con un Electro Ball, vediamo se lo shottiamo. No, perfetto. Ed è pure paralizzato. Vediamo se riusciamo a catturarlo al primo colpo, ragazzi, quanto sarebbe epico. Proviamoci. Vai. Vediamo. A parte che voi lo saprete perché vedrete la durata del video, quindi sono io che non lo so. Sono io l'unico a non sapere, mentre voi saprete tutto. Ah, mi ha frizzato. Va bene. Voi saprete già tutto. Mentre sono io quello in blind. Allora, vediamo, niente. Ice Beam, ok. E Pikachu è andato. E va bene così, perché Pikachu è uno dei nostri Pokémon meno resistenti. Mandiamo Bulbasaur, altro Pokémon poco resistente, che potrebbe fargli nulla, non può fargli ovviamente niente. Mandiamo la Ultra Ball. La cattura di Ho-Ho è stata parecchio tosta da effettuare. Vediamo se Articuno... Ah, cacchio, quasi. Articuno ci darà del filo da torcere, oppure sarà un pochettino più facile da catturare. Come vedete mi sono rifornito di Ultra Ball, ma come altrettanto state vedendo, i leggendari delle prime generazioni erano molto difficili da catturare. Se siete abituati solo ai leggendari delle ultime generazioni, dalla settima in poi, dalla sesta, da XY in poi, i leggendari sono diventati a confronto una passeggiata da catturare, roba che davvero a momenti ci tiri una Velox Ball a inizio run, a inizio e andiamo a inizio battaglia e li catturi. Ok, abbiamo catturato Articuno, è stato facile, la tua vita rossa paralizzato, è stato facile questo. It's said that this Pokémon's beautiful blue wings are made of ice. Viene detto che, si dice o meglio, che le meravigliose ali blu di questo Pokémon siano fatte di ghiaccio. Articuno flies over snowy mountains, its long tail fluttering along behind it. Articuno vola sopra montagne nevose e innevate e la sua lunga coda fluisce dietro di lui, si muove dietro di lui, si muove fluente dietro di lui. Ok. Vorresti dare un nickname ad Articuno? Ovviamente no. E abbiamo preso Articuno.
C'è anche un'erbetta qui, ma non so se si possa incontrare un Pokémon, non credo. Penso sia messa solo per bellezza, come vedete non si incontra niente. E non ci sono strumenti invisibili. Quindi, parliamo al buon marinaio e facciamoci riportare a Pummelo Island, dove andiamo a curarci Pokémon prima di tutto. E tra l'altro nel frattempo in questo momento sto anche giocando a Coromon, una serie che voi avrete già iniziato a vedere parecchio tempo prima, perché gli episodi di Pokémon Fire Rush ne ho registrati un bel po' e li sto caricando poi piano piano, o meglio piano piano, uno al giorno, quindi piano piano fino a un certo punto, però ne ho registrati di più di uno al giorno, ecco. Andiamo a prendere il buon Articuno e andiamo a metterlo al suo posto vero, perché vi ricordo che sto anche facendo un Living Dex. Allora, Articuno è il 144, quindi dovresti essere qui. Ecco qua. Diamo un'occhiata anche alle sue mosse e alle sue abilità. Vabbè, Pressure, va bene. Le sue statistiche sono abbastanza equilibrate. Gli abbassa l'attacco e gli aumenta la difesa speciale, cosa che non è affatto male in realtà, perché tanto userebbe l'attacco speciale. Infatti ha Freeze Dry, che è speciale, Ice Beam, che è speciale, Hail, che dovrebbe essere grandine, questa, sì, e Roost, Trespolo. Ok, abbiamo catturato il mio Pokémon uccello leggendario preferito, e vi faccio anche vedere che il mio Living Dex procede. Ho fatto evolvere un Magikarp, avendo un Gyarados. Abbiamo qui il nostro Electabuzz. Poi, vediamo un po' qui cosa ho fatto. Qui nulla. Però, qui ho catturato un Kadabra. E ne ho catturato, a dire la verità, due, sempre su Pummelo Island. Mi sono messo in quelle erbette che vedete fuori dalla lega ad allenare i Pokémon e a catturare quelli che c'erano lì, come un Golem, per l'appunto. E appunto due Kadabra. Uno lo farò evolvere in Alakazam in caso non dovessi trovarlo selvatico. Poi, vediamo un po' qui. Qui mi sembra nulla, non ho preso nulla, forse Dugtrio, ma l'avevo già preso questo, mi sa, negli scorsi episodi. Mentre qui sono felice di farvi vedere che ho completato il primo box, o meglio, mi mancherebbe far evolvere questi due. Ma dato che si evolvono tramite amicizia, anche qui, è una cosa un po' più lunga da fare, non posso semplicemente farli salire di livello. Quindi se avete consigli sul modo di farli evolvere con l'amicizia, fatemelo sapere. Io so che nella seconda generazione, dove avevano introdotto appunto l'evoluzione tramite amicizia, c'era anche un luogo in cui potevi far massaggiare i Pokémon per aumentare la loro affettività, il loro valore di amicizia di molto, senza dover per forza farli combattere, farli salire di livello, camminare tot passi insieme a loro, che sono i modi classici per far salire l'amicizia dei Pokémon. E quindi vorrei aspettare ad arrivare perlomeno lì e vedere se c'è, dato che stiamo per iniziare Yoto, vedere se c'è in questa Akrom, in questo Pokémon Fan Game, quella parte, quella NPC che ti aumenta l'amicizia dei Pokémon con i massaggi. Ma oltre a quello, come vedete, tutti i Pokémon, compresi gli starter, sono presi. Ho fatto ovviamente le uova per questi starter e li ho portati ai livelli corretti per farli evolvere. Ecco qua. Tutto fatto. Abbiamo anche i due Pokémon coleottero simbolo della prima generazione, ovvero Caterpie con la sua linea evolutiva e Weedle con la sua linea evolutiva. PJ, un Pidgeotto, e questo è un Pidgeotto diverso da quello di Ash. Rattata e Raticate, Spearow e Firou, Ekans e Arbok, e i due Pichu che dovranno diventare Pikachu e Raichu, e Sandshrew, Sandslash, Nidoran e Nidorino. Mi servirebbe poi una pietra lunare per far evolvere Nidorino e Nidoqueen, ma poi per il resto anche qui sono già messo bene, perché abbiamo tutta la linea evolutiva di Nidorino, Clefairy con il suo Clefable, Vulpix con Ninetales, Jigglypuff con i Wigglytuff che ho catturato direttamente evoluto su quest'isola, altro Pokémon che ho catturato qui, quindi non ho avuto bisogno di una pietra lunare per farlo evolvere, Zubat, Golbat, Oddish, e appena troveremo Gloom potremo catturarne tre per avere Gloom, poi Vileplume con la pietra foglia e Bellossom con la pietra solare. Poi abbiamo Paras, Parasect, Venonat, che dovrà evolversi in Venomoth,
Ci manca un Diglett, questo ancora ci manca, però abbiamo un Dugtrio, Meo con Persian, Psyduck, ci manca Golduck, ma anche i Primeape, Growlithe, Arcanine e Poliwag. Bene, detto ciò, non sto qui a farvi la lista, questi li avete visti, mi premeva farvi vedere solamente il primo. Tra l'altro, l'altro Pokémon che ho catturato su quest'isola è un Dragonair. È un Pokémon raro, che si può trovare nell'erba di quest'isola. Ne ho trovati infatti relativamente pochi, per tutto il tempo che ci ho messo ad allenarli. Ne ho trovati, mi sembra, ad allenare gli altri Pokémon, in particolare i tre starter, per farli arrivare al massimo della loro evoluzione. Ne ho trovati forse 5. Non tantissimi, due li ho catturati, gli altri ovviamente poi li ho ammazzati. Nel caso in cui non si dovesse trovare Dragonite, io ho il mio Dragonair da poter evolvere. Bene, qui abbiamo il nostro Mew. Qui iniziamo ad avere Pokémon di Yoto, ovvero i baby. Dovrei avere l'uovo di Elekid, ma forse no, perché ho ancora Eevee che sto bridando per le uova. Ok, queste sono uova di Eevee, che ad un certo punto prenderò una squadra tutte insieme e farò schiudere. Fuori dal video, ovviamente. Detto ciò, vi direi di salvare questa partita, dato che abbiamo catturato Articuno senza nemmeno usare troppe ball, quindi siamo stati pure fortunati. Vai, salva. E sono anche tornato alla versione 3.2 del gioco, in caso dovessi bloccarmi ancora, dato che questa versione tecnicamente è fatta molto meglio. L'altra stattera parecchio, va a scatti, questa invece va liscia come l'olio. E preferisco quindi giocare su questa. Nel caso in cui dovessi bloccarmi ancora per quei ponti maledetti, trasferirò di nuovo il salvataggio, farò quella parte nella versione vecchia e poi ritornerò su questa nuova. Quindi, detto ciò, vi invito a lasciare un bel mi piace al video se vi è piaciuto, a commentare e ad iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!